Amici di Atti Sport 24, bentrovati. Nuova puntata di 2 metri della pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi ad occuparci delle vicende della compagine maschile della Rarinantes Florenzia e per farlo è venuto a trovarci l'universale mancino del 7 allenato da Luca Minetti, Tommaso Turchini. Ciao Tommaso, benvenuto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te per l'invito. E allora, iniziamo dall'esame dell'ultima partita. È stato un bel sabato quello vissuto settimana scorsa alla Nannini, nello scontro diretto della quarta del girone sud di Serie 2. La Rarinantes Florenzia batte 6-4 il Circolo Canottieri Napoli. Quali sensazioni? E conserva, specifichiamolo, il primato in classifica a punteggio pieno insieme alla corazzata Visnova. Quali sensazioni vi ha lasciato il successo ottenuto contro i Partenopei, che comunque sono formazione che nello scorso campionato ha sperato la promozione, mettendo a dura prova anche la De Akker Bologna? Sì, è stata una bella prova da parte nostra, ci ha consegnato diverse certezze, soprattutto nella nostra fase difensiva, perché fino all'ultimo tempo abbiamo subito solo 2 gol, ne abbiamo presi 4 in totale, quindi mi ha dimostrato un trend che prosegue dall'inizio del campionato, che è concentrarsi sulla fase difensiva come vuole il nostro allenatore Luca, e concentrarsi appunto a non prendere gol, e poi dopo i gol arriveranno, perché siamo una squadra che lavora tanto, produce tanto. Purtroppo ancora stiamo concludendo, riuscendo a realizzare poco, però per quel che stiamo realizzando alla fine i risultati stanno arrivando. La partita con la Canottieri è stata molto faticosa, perché appunto loro l'anno scorso ci hanno battuto 2 volte su 2 in campionato, e ci siamo presi una piccola rivincita, anche se non abbiamo ottenuto nulla. È una base per il proseguo del nostro campionato. Avrete sicuramente svolto il lavoro di analisi del match insieme al vostro mister. Come avete rivalutato la prova contro i Partenopei quando l'avete rivista? No, è stata un'ottima riprova, come dicevo, appunto dal punto di vista difensivo, perché abbiamo contenuto le loro bocche offensive, i loro attaccanti e soprattutto il loro centroboa, che è il loro punto di forza fondamentale. Su cui ci siamo soffermati è sulla fase offensiva, perché non abbiamo realizzato quanto potevamo realizzare. Abbiamo sbagliato diversi 1 contro 0, che è una cosa che nella pallanuoto non si È inammissibile, va, è diciamola così. inammissibile, sì, è inammissibile. Infatti, il nostro allenatore ci ha, come si suol dire, cazziato, Vi ha un po' ci ha sbatacchiato. un po' smatacchiato, sì, e appunto. Se non avessimo sbagliato così tanto, magari il risultato poteva essere un pochino Più largo. più largo. E poi, come errori, ci siamo comportati, abbiamo sbagliato veramente poco, in generale, però appunto gli errori principali vertono nella parte offensiva. Hai detto all'inizio la vittoria contro il Circolo del Molosiglio vi regala tante certezze, consapevolezza del vostro valore e ti chiedo allora che peso specifico assume questa affermazione nel percorso di crescita di un gruppo che comunque quest'anno è decisamente rinnovato rispetto alla precedente annata? No, sì, quest'anno siamo una squadra molto più giovane, con soprattutto giocatori che hanno molta meno esperienza di partite di livello di A2, A1, che quindi è iniziata la stagione con un grande punto di domanda, nel senso, l'anno scorso siamo arrivati ai playoff, abbiamo perso con Bogliasco, quest'anno c'è l'obiettivo sempre di arrivare ai playoff e salire, però con una squadra diversa, che ha perso molti dei... delle bocche di fuoco, anche il portiere titolare dell'anno scorso, quindi abbiamo avuto diversi cambiamenti. E questa partita ci dà un buon punto di partenza, perché era il primo grande scontro che affrontavamo, e l'abbiamo
secondo me abbiamo disputato un'ottima partita. Per il futuro questa appunto è la base, dobbiamo ancora crescere, appunto sbagliare molto meno. Però è un ottimo punto di partenza che ci può far, a seconda di come andrà il campionato, far vedere che siamo una squadra che comunque, nonostante le perdite, vale abbastanza. Com'è cambiata? Accennavi, e lo dicevo anch'io, ai diversi cambi rispetto alla scorsa stagione, intervenuti rispetto alla scorsa stagione. Com'è cambiata la fisionomia della squadra? No, allora, la squadra è cambiata perché sono andati via Ale Carnesecchi, Matteo Starita, Massimiliano Cicali, che erano tre titolari. Poi Lapodani, Edoardo Bosazzi, anche loro per mo diversi motivi, vari motivi diversi, hanno smesso. E poi è arrivato Giovanni Generini e, tra virgolette, il ritorno di Andrea Di Fulvio, perché l'anno scorso ha giocato 3-4 partite per problemi di salute. Quest'anno, per ora, speriamo bene, sta giocando tutte le partite. A noi sono giocatori fondamentali che ci danno appunto una grande solidità difensiva, e sono molto esperti. Lui, Andrea e Giovanni sono molto esperti in fase difensiva e anche davanti, a controllare un attimo la nostra esuberanza, perché siamo una squadra giovane che tante volte si spinge all'attacco anche magari senza pensare, e con loro cerchiamo appunto di gestire determinati momenti della partita per evitare di subire gol e farli nei momenti giusti. Si torna in acqua, il calendario non concede soste, vi attende ora un'altra sfida importante contro un Olympic Roma che avrà voglia di riscatto dopo il cappò di misura con il Circolo Canottieri Napoli e la goleada subita contro la Visnova. Che match ci aspettiamo? Sarà una partita molto difficile perché appunto l'Olympic è una squadra che si è rafforzata molto quest'anno, ha preso ottimi giocatori che hanno fatto A1, che erano appunto anche alla Visnova, e sarà una partita che dobbiamo approcciare come abbiamo approcciato la partita con la Canottieri. Cioè, bisogna concentrarsi soprattutto sulla fase difensiva e sul contenere appunto le loro bocche da fuoco. Poi là davanti dobbiamo cercare di realizzare quanto creiamo, e secondo me potremmo fare un'ottima partita. Bisogna vedere, perché appunto l'Olimpic è una squadra che sicuramente vorrà rifarsi dalla partita contro la Visnova, e noi saremo pronti a aspettarli a Firenze. Chiudiamo con un'ultima battuta. Quali saranno secondo te le possibili chiavi di lettura del match? Dov'è che si potrà decidere la sfida? No, appunto, come dicevo, noi bisogna stare molto attenti in difesa, perché siamo una squadra che per adesso sta faticando offensivamente, e quindi dobbiamo concentrarci a prendere pochi gol e appunto contenere i loro giocatori di punta, come il Centroboa o come Casasola. Casasola, Casasola, che vabbè, sono un ottimo Centroboa, e Calcaterra, che è un ottimo attaccante, ha sempre dimostrato di essere pericoloso davanti. Poi ovviamente dobbiamo dare un occhio di riguardo a tutti, però questi sono un po', secondo me, i giocatori a cui dobbiamo Di fare un po' più attenzione. attenzione, sì. E poi là davanti cercare di realizzare appunto quando si crea davanti, soprattutto davanti alla porta. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Tommaso Turchini per essere intervenuto. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Tommaso, grazie mille. Ciao, ciao, grazie a te.